Ciao a tutti, oggi ho intenzione di declatterare i miei smalti. Questo è il cassetto, l'ho proprio tirato fuori dal mobile, che li contiene tutti. Era un po' che non lo facevo, vi dico già sin d'ora che vorrei fare una cosa piuttosto veloce, perché ve ne ho già fatti diversi di video di questo genere, vi parlo di smalti piuttosto di frequente, quindi quelli che ho qui sono già smalti e comunque come qualità mi piacciono tutti. Quindi il mio decluttering è focalizzato principalmente sui colori, nel senso che io mi sono resa conto che ormai mi sento bene praticamente solo con lo smalto rosso, qualche taupe neutro, grigine, cose così, e smalti scuri. Smalti troppo colorati, troppo vistosi, dai finish particolari, io mi sono resa conto che non li porto più. Quindi con tutta probabilità darò via anche smalti molto belli, proprio come colori, come qualità e tutto quanto, ma se non li uso non ha senso che io ce li abbia qui. Non mi interessa il fatto che siano vecchi alcuni, perché io utilizzo questo prodotto, ve lo faccio vedere, di Mavala, che è un diluente per smalti, e se non sono proprio quelli appiccicosi che neanche si aprono, ma sono semplicemente vecchi, con qualche goccia di questo prodotto sinceramente si rianimano abbastanza facilmente. Quindi per me il fatto che siano vecchi o meno è un problema piuttosto relativo, è proprio, cioè devo prendere proprio il coraggio a quattro mani. E dar via ciò che non utilizzo, magari tenere giusto qualcosa se sono molto affezionata, ma dar via ciò che so che non uso alla fine delle finite. Allora, direi che possiamo cominciare. Scusa, come è caduto qui? Niente. Poi vi faccio vedere anche il contenitore dove tengo le cose per fare la manicure, perché anche lì probabilmente c'è qualcosa da dar via. Allora, partiamo con gli smalti high-end che possiedo. Tiriamoli fuori tutti. Ne ho qualcuno di Chanel, di Saint Laurent, Gucci e questo piccolino di Dior. Allora, Yves Saint Laurent, vi ho già detto che per me sono tra gli smalti più belli del mondo, sia per colore ma soprattutto per qualità. Allora, questo è Jardin Perial, che non fanno più ed è uno dei miei smalti preferiti. Nonostante abbia questo colorino verdino, io lo considero un neutro, è un po' come i vari taupe, non ha un colore così vistoso e questo mi piace tantissimo e lo tengo. Tra l'altro, lo tiro fuori subito, ho anche questo smalto di H&M, che è il... Tanto che prendo, scusatemi, non voglio tagliare perché ho pochissimo tempo. Così vi dico di che cosa si tratta. Si tratta di Off the Grid di H&M, che è molto molto simile a Jardin Perial. Mi piacciono entrambi, quindi questi li tengo. Questo è bellissimo, perché è un stupendo fucsia, è il fucsia per eccellenza. Però, a parte il fatto che ha il finish matte, e a me non piace questo colore finish matte, ma vabbè, ci metto sopra il top coat alla fine, però io il fucsia non lo porto più. Non lo porto più. Io ho un paio di amiche che, come me, ancora siamo tra le poche che si fanno ancora le mani da sole, non fanno ricostruzione in gel, eccetera. Io lo regalo volentieri questo. Poi, regalo volentieri, oddio, questo lo posso anche buttare via. Questo Gucci, che è il numero 100, che è un bellissimo rosso corallo, molto molto bello. È molto simile a Too Too Hot di Essie, che ricomprerò. Questo direi che sono arrivata qui, non lo regalo neanche, lo butto direttamente via. Qui sono a metà di questa mini taglia del Rouge Dior 999, che è il rosso classico per eccellenza, mi piace moltissimo e lo tengo. Poi questi di Chanel li tengo tutti, a me gli smalti Chanel sono tra i miei preferiti. So che a qualcuno non piacciono come formula, come pennellino, hanno un pennellino molto stretto, ma a me piacciono. Allora, il Rouge Noir lo continuo a ricomprare, è il mio colore scuro preferito, quindi non va da nessuna parte. Charivari, questo era una edizione limitata, ne ho usato circa una metà, un bellissimo melanzana grigiato, lo tengo. E questi due, allora, Paparazzi non lo fanno più e mi sa che è anche quasi finito, perché essendo qui fermi da un po' si sono andati molto a depositare sul fondo, però guardate, cioè,
anni, non fanno un filo, è perfetto, non lo tengo ancora. Ormai questi li termino. Questo è un finish leggermente metallizzato, ma sull'unghia non si nota. Fa solo un effetto un po' più cangiante, ma neanche troppo. A me questo piace molto, così come piace Elisir, che è questo colore bellissimo che non vi so definire, ma è veramente bello, lo tengo. E poi ho questo nero che è Celebrity. Sono arrivata a metà anche qui, a me lo smalto nero piace molto, non è necessario averlo di Chanel, ma mi era stato regalato. Ho questo poi di Kiko, il Power Pro nero, l'unico nero che c'è. Quando finirò questo, poi userò quello di Kiko. Quindi questi due li tengo. Poi gli Essie in versione classica, che sono questi fatti così, sono i miei preferiti in assoluto, però nonostante ciò qualcosa da qui lo rovino perché ci sono colori che non porto più, tipo questo è Fiji. Io questo l'ho declatterato un vagone di volte, voi lo vedete qui separato, ma basta fare così, non è appiccicoso, è semplicemente così perché non lo uso da un sacco di tempo. Io l'avevo già declatterato una volta, poi me lo sono ripreso. Io questo color lattiginoso rosato non lo porto, non c'è niente da fare, non lo porto. Questo però a mia sorella piace un casino, quindi lo do a lei di sicuro. Poi altro che decluttero, questo è un colore famosissimo di Essie, ho pure fatto fatica a trovarlo. Come si chiama? Qui non c'è scritto sul tappo, ma è famoso, famoso, è Bikini Sottini. È questo azzurro lavanda con dei micro brillantini lilla. È troppo poco pastello rispetto ai miei gusti, si vede troppo l'azzurro, alla fine finisce che lo porto poco, ma non è che mi dispiacciono questi colori, è che poi tendo a sentirmi legata per abbinamenti o cose del genere, quindi questo lo metterò nel gruppo da dare a qualche amica. Quello che indosso oggi invece, per esempio, che è Lilacism, sì, Lilacism, mi piace da impazzire, ecco, questo è il color pastello che piace a me. È un pastello che resta pastello e questo lo adoro assolutamente. Sono gli unici colori colore, diciamo, che porto ancora, specialmente in primavera, quindi questo lo tengo. Tengo anche questo, è un rosa scuretto carino, molto molto carino, anche questo è piuttosto famoso, si chiama Splash of Grenadine, al tappo così perché era un'edizione limitata per San Valentino, ma è un colore che è impermanente, è molto fine, molto delicato e questo lo tengo. Poi do via questo che è un blu stupendo. Si tratta di Style Cartel, anche qui ne ho usato una metà, è un bel blu notte che si vede però che è blu, che però io non ho più messo, più, quindi non ha senso che lo tenga ancora, mentre tengo questo verde. Allora, rispetto a questo blu, questo verdone scuro, una volta che è sull'unghia sembra quasi nero, è quasi un nero che prende una leggera tonalità petrolio ed inverno è bellissimo, mentre da questo blu, malgrado sia molto scuro, mi sento legata, da questo verde no. Quindi questo verde lo tengo, così come tengo questo, anche qui guardate, sono arrivata a metà. Questo è Seeing Stars. Anche questo, un po' come Paparazzi, ha questo finish leggermente dorato, bronzato, ma sull'unghia non si nota, dà solo un riflesso in più allo smalto e a me per questo piace. A me non piacciono gli smalti troppo metallizzati. A proposito, tiriamone fuori, visto che siamo qui, altri che sono metallizzati, per capire se poi li tengo o meno. Allora, c'è questo di H&M che è stupendo, assomiglia tantissimo a uno smalto che era uscito tanti anni fa in una collezione per Chanel. Era anche stato uno tra i più venduti. Anche questo è stupendo. Però io mi sento legatissima quando ho questo smalto. Se non ho il trucco occhi che dico io, non sono vestita come dico io questo lo voglio togliere per mettere un rosso. Quindi basta, lo do via. Questo di Fabi è bellissimo, è un oro brunito, aranciato, caldo, meraviglioso, ma io non me lo vedo sulle unghie, l'ho messo qualche Natale, anche volentieri a dire la verità, ma io al momento ho cambiato gusti, non mi ci vedo più, quindi anche questo lo do via. Poi
Poi ne avevo preso un altro, sempre di Fabi. Allora, questi di Fabi sono molto belli come finish, nonostante siano metallizzati, non hanno quell'aspetto tipo ruvido, non so come spiegare che hanno certi metallizzati che non mi piacciono. Questo è bellissimo, ma sulla mia carnagione è un ruggine meno intenso di come sembra dalla boccetta e non mi ci trovo. Questo secondo me piacerà moltissimo a mia mamma. Quindi a lei un altro Fabi che ho via è questo giallo. Io avevo provato a prenderlo, avevo uno sconto nel negozio che li rivende dove io li compro e volevo assolutamente provarlo. È un giallo stupendo. Se vi piace questa tonalità, è il più bello che abbia mai provato, sia come tonalità, come coprenza, il colore uniforme. Vi dico come si chiama. Questo si chiama Mariposa. Non vi ho detto quelli di prima. Questo, che è un colore bellissimo, si chiama Timeless. E questo oro si chiama I Deserve It. Ecco, do via anche il giallo. Ma torniamo agli essi. Allora, anche questo watermelon l'avevo già dato via e poi me l'ero ripreso. Si tratta di un fucsia che va al rosso. Io con i fucsia sull'unghia non mi trovo più. Magari con i rossi corallo, rossi freddi, sì, ma con questo genere non mi ci vedo più. Quindi questa è la volta che lo do via per davvero. Invece tengo assolutamente Aperitif, che è un rosso classico tendente un po' al freddo, vedete anche qui boccetta strautilizzata, è meraviglioso e lo tengo. Lacquer d'Up continuo a comprarlo e a ricomprarlo, tra l'altro ne ho due qui, entrambi non so perché li ho aperti tutti e due, però uno ha passato la metà e uno è quasi a metà. È il mio rosso preferito in assoluto, mi piace sempre, bello fiammante, e ovviamente li tengo. Come tengo Alist, che è un rosso che va al Bordeaux, ma non è Bordeaux, è sempre un rosso ciliegia, direi, unico. Sembra banale, ma non lo è affatto sull'unghia. Così come tengo Jump, oddio, lo tengo o no? Questo Jump in My Jumpsuit era un'edizione limitata, non so se poi è entrato in permanente, è molto bello. Diciamo che questo è una via di mezzo tra Alist come colore e il classico Bordeaux. Questo, visto che ho colori simili, potrei anche darlo a mia mamma perché sono colori che lei usa molto. Diamolo a mia mamma. Questo Angora Cardi l'avevo già declatterato, poi l'ho ripreso, però questo lo tengo perché è un malva biscottato unico, molto molto bello. Non riesco a capire perché mi sta finendo la batteria alla videocamera. Un secondo solo. Ecco, ricaricato la batteria. Continuiamo. Due tra i miei essi preferiti. Questo è Saint Tropez. Ecco, quando io voglio un colore chiaro sull'unghia, preferisco un colore così che va al beige rispetto a un bianco rosato. Mi pare mi stia meglio, comunque lo gradisco di più a livello di gusto. E questo è il famosissimo Cincilli, che è un top assolutamente neutro, medio, non troppo scuro, che mi fa impazzire. Quindi questo lo tengo di sicuro. Ce n'era un altro, sì, questo è bellissimo, un altro Essie, questo è un grigio asfalto, proprio un grigio asfalto, si chiama On Mute, è stupendo, anche questo lo considero uno scuro neutro, lo porto volentieri, quindi lo tengo. Passiamo agli Essie, quelli fatti a spirale, questi in versione tipo effetto gel. Allora, tengo di sicuro questo che si chiama Fairy Tailor, che è un colore da French Manicure, diciamo che qui sono oltre la metà, è lo smalto perfetto per quando non avete tempo, volete solo l'unghia curata. Questo effetto gel riempie anche eventuali difetti dell'unghia, è bellissimo, quindi lo tengo. Allora, quello su cui sono indecisa è questo, è un colore che a me piace molto d'estate, è questo arancio aragosta, direi. Ma io ho un altro smalto di Diego Dalla Palma che mi è stato regalato, che è un colore piuttosto simile. Allora, forse questo di Essie ha dentro più rosa, più aragosta, e questo più arancio. Allora, guardiamo un attimo come stanno messi. Questi di Essie hanno il pennellino piuttosto largo, una stesura piuttosto semplice, buona la formula. Questi hanno un effetto più sorbetto, deve essere steso più volte per avere l'effetto pieno. Facciamo così, do via questo di Diego Dalla Palma e tengo questo di Essie.
visto che c'erano con quelli di Diego Dalla Palma, della stessa linea ho questo, che come vedete rispetto a questo è molto diverso, e questo è più un arancione rosso che non un rosso arancione, e anche qui sono a metà, mi piace da impazzire, questo lo tengo assolutamente. Questo lo do via, è il Rock the Runway, l'ho usato tantissimo, questo somiglia davvero a Too Too Hot, questo è davvero quasi finito, ricomprerò Too Too Hot perché come formula preferisco comunque quelli classici di essi, e poi ci sono questi due. Allora, questo è un colore bello chiaro ma molto coprente che va al violetto, molto molto fine, e questo è un top che tende al violetto, come vedete è molto diverso da Cincilli, questo è più violetto, però sono entrambi molto molto fini, per ora li tengo entrambi. L'ultimo di essi che mi rimane è l'unico che possiedo della linea Expressi. È una linea che asciuga molto velocemente, a me interessa relativamente perché poi sopra metto il mio Sash Fit che asciuga tutto l'impossibile, e come formula preferisco gli altri, questo è un po' più liquidino, è un po' meno denso, però il colore è stupendo e comunque sono ottimi smalti, è questo bellissimo color mattone zucca, mattone chiaro, diverso da questo di Diego Dalla Palma che è un mattone più rosso. Però questo di Diego Dalla Palma mi sa che lo do a mia mamma perché a lei piace tantissimo questo colore. E io ho questo e ho anche un colore di Fabi che è questo, che è un rosso mattone. Vediamo se si vede la differenza. Qui c'è più rosso, qui c'è più mattone. Visto che di mattone zucca più chiaro ho questo, tengo questo qui, che non so se ve l'ho detto. È il numero 180 Bold and Be Bold, questo qui. Do via questo di Diego Dalla Palma, il 302, e tengo questo di Fabi, il 401 The Three Laws of Nails, questo qui. Poi, visto che abbiamo fatto Diego Dalla Palma, continuiamo con l'ultimo che ho di questa linea. Questo è un viola melanzana che ha vagamente dei riflessi metallizzati, ma anche qui non si notano assolutamente. Sull'unghia assomiglia abbastanza a Charivari di Chanel, e questo lo tengo. Poi due di L'Oreal della linea in olio, li tengo entrambi. Questo è un rosso classico molto simile a Big Apple Red che ho di OPI, e anche molto simile a quest'altro di Fabi che è Fabi's Red, cioè il rosso Fabi, questo è proprio il rosso lacca, quello da diva anni 50. Allora, questo lo tengo perché si chiama, è il 550, si chiama Rouge Sauvage, e i miei amici mi chiamano Sauvage, e sono affezionata, ed è un bellissimo rosso. Tenere anche questi due entrambi è un po' forse pleonastico, anche perché ho da finire ancora anche il 999 di Dior che gli assomiglia abbastanza. Allora, il Fabi's Red ne ho usato un bel po', ma è ancora in ottime condizioni. Big Apple Red ce l'ho da molto più tempo e sono oltre la metà. Qua si vedono meno dove, si vede meno dove sono arrivata perché sono piegati e fa un po' di filetti, però vi ho detto non è un grosso problema avendo, non lo so. Mi sa che li tengo tutti e due alla fine perché avendo quell'aggeggio che me li rinnova sempre, io questo colore lo uso un sacco. Vediamo poi alla fine se sono troppi quelli che ho tenuto. Il 444 di L'Oreal, ve ne ho parlato di recente, un rosso aranciato stupendo, molto molto simile a Fifth Avenue di Essie. A me piace un casino questo, ma la formula di questi è imbattibile secondo me. Quindi per ora finisco questo e poi compro il Fifth Avenue di Essie, ma questo lo tengo. Do via questo di Nails Inc, che è stato famosissimo a lungo. Si tratta del Porcelain Square, è questo color lilla chiaro. Allora, questo è un po' più rosa, questo è un po' più grigio, però è veramente tantissimo tempo che ce l'ho e mi sono accorta che non lo uso quasi più, anche perché tra questi chiari che mi fa impazzire c'è questo di OPI che è il Don't Bossa Nova Around Me. Tutte le volte che lo porto in qualche video mi chiedete di che smalto si tratta, e questo è spettacolare, quindi do via questo di Nails Inc.
Poi, sempre per restare sui chiari, ho questi due di Zoja. A me non fa impazzire la formula degli Zoja, so che è molto amata generalmente, li trovo un po' liquidini, però insomma sono portabili. Questo è un colore stupendo, somiglia tantissimo a De Demure Vixen o Demure Vix di Essie. Anche qui siamo a un rosa leggermente metallizzato, che anche qui sull'unghia è molto fine, non dà l'idea dell'unghia da nonna. Questo si chiama Rumor ed è meraviglioso, cioè ci vogliono tre passate perché il colore sia pieno, ma è meraviglioso. Questo non è male, però fa un po' l'effetto correttore sull'unghia. Sulla mia carnagione spegne moltissimo. L'ha provato mia mamma, lei sta da Dio, quindi questo lo do a lei. E si tratta del Amanda. Quindi questo via. Poi vediamo un po', facciamo questi di Essence. Allora, gli smalti di Essence hanno dei colori bellissimi, ma sono quelli che si appallottolano prima tra quelli che abbia mai provato, di tutte le formule, direi. Allora, innanzitutto do via questi due perché di questi rossi aranciati sono piena, lo vedete che si è un po' raggrumato, però ripeto, non è un grosso problema avendo il diluente, però considerato il fatto che ho colori molto simili che preferisco. Questo lo do via. Do via anche questo, che è un corallo che tende molto più al rosa, però, e sono colori che non porto più. Questi due mi erano stati regalati, facevano parte di una collezione, effetto un po' cancella unghia, ma molto diverso da questo. Questo contiene più giallo, mentre questi mi stanno meglio. Sono molto simili, uno è più chiaro e uno più scuretto. Io questo scuretto l'ho usato tante volte e l'ho usato volentieri, quindi questo lo tengo. E questo lo do via. Di questo sono molto indecisa perché è un colore meraviglioso. È un lavanda azzurrino, leggermente perlato, però devo dire, ma questo l'ho usato un sacco, ve ne ho parlato benissimo un sacco di volte, ma è tanto che non lo metto, forse perché con l'Ailachism trovo un risultato simile e che mi si confà di più al momento. Quindi anche questo lo do via. Poi Kiko. Ma ne avevo un altro di Kiko, avevo anche un rosso di Kiko, dove l'ho messo? Ah, l'ho prestato mia mamma. Mia figlia mi aveva regalato un rosso Kiko di questa linea di Power Pro. L'ho prestato a lei perché le serviva un rosso di quel tipo, un rosso classico che va più al fiamma che al freddo. Questo non lo porto, è bello, bellissimo. Si tratta dello 027, ma per questi rosini ho smalti che prediligo. Quindi anche questo lo do via. Poi, questo rosso di Cure è meraviglioso, ma l'ho finito. Lo vedete così, ma praticamente non ne viene più su. Questo è un brand stupendo, secondo me mi era stato regalato. Questo smalto è meraviglioso, ma ho provato a usarlo l'altro giorno, proprio viene su a fatica. Molto molto bello, ma niente, me ne devo disfare. L'ultimo di H&M che mi resta è questo, mi viene da ridere perché io ho amato per tantissimo tempo questo colore, è il 501. Si tratta di lapislazzuli. Io un bluette di questo tipo, così vivido, così pieno sull'unghia, non l'avevo mai trovato. Ho fatto fuori mezza boccetta di questo colore, l'avevo pagato 1 euro nel carrello. Io ora non lo sto mettendo più e non so se lo rimetterò, però mi è piaciuto da morire e me lo ricordo perfettamente. Ce l'avevo indosso un giorno che mi è successa una cosa bellissima. Io non me la sento di disfarmene, quindi me lo tengo, anche perché tanto nessuno delle persone che conosco lo metterebbe. Innocent di Bella Oggi, non ho più smalti Bella Oggi, ma mi piacciono moltissimo. Questo l'avevo declatterato e poi l'ho ripreso, sempre perché ha un colore simile a questi, ad Angora Cardi. A questo punto lo rideclatto per davvero. Poi, due di Sally Hansen. Allora, questo. A me di Sally Hansen piacciono solo questi Salon Manicure, non mi piacciono quell'effetto gel per niente come formula. Questi invece sono bellissimi e mi piace anche un sacco il pennello. Di questo colore ne ho caterve, cioè più o meno lilla, più o meno grigi, eppure questi sono colori che io considero neutri, che metto con facilità quasi con tutto, quindi io questo lo tengo. Il bianco, se cercate un bianco veramente bello e performante tutta la vita questo bianco. Si tratta della linea in olio con olio d'argan. Onestamente non trovo nessuna differenza fra questo e il Salon 027.
il salon manicure normale, è il 110, I bianchi di solito fanno le strisce, non sono pieni una passata, sono difficilissimi. Questo è un bianco latte, bianco scolorina, super coprente, strepitoso, ve lo consiglio, io me ne libero. Semplicemente perché non uso più lo smalto bianco, non mi piace più. Trovo che si sporchi facilmente. Se usate molto le mani, tende a ingiallirsi. Lo porto 2 giorni, lo tolgo e metto un altro smalto. Quindi, semplicemente perché io non uso più lo smalto bianco. Ma se cercate un bianco perfetto, questo tutta la vita. Poi mi rimangono altri 3 Fabi. Allora, questo lo tengo assolutamente. Questo è il classico Bordeaux, proprio Bordeaux, non è rouge noir, niente, è il Bordeaux puro, che è molto molto simile tra l'altro a questo di OPI. Allora, questo di OPI si chiama Got the Blues to Red e questo di Fabi si chiama I Know What Is Best. Sono veramente simili. Forse questo di Fabi è leggermente più rosso. Vediamo un po', le condizioni sono simili, ma hanno anche più o meno lo stesso periodo di tempo, devo dire. Questo mi era stato mandato dall'azienda e non l'avevo comprato identico a uno che avevo già. Metà dei fabbri che avete visto me li hanno mandati, metà li ho comprati io qui a Brescia in Corso Magenta, nell'unica erboristeria che c'è, vendono fabbri. Un po' come quel rosso, li tengo entrambi semplicemente perché è un colore che uso tantissimo. Questi altri 2 fabbri pure li tengo, questo è meraviglioso. Anche questo me l'avevano mandato. Si tratta del Fearless. Questo è un grigio ottaneo, non è come On Mute di Essie, che è proprio un grigio grigio. Forse lo vedete dalla boccetta. Questo è un grigio che va verso l'ottaneo. A me d'inverno piace un sacco questo colore. E questo è meraviglioso, si chiama Vega, è un colore unico, non avete visto niente di simile, non ha niente a che vedere con i taupe classici di questo tipo, è più un tabacco caffè latte, meraviglioso, lo tengo. E poi gli ultimi di, mamma, questo non me lo ricordavo più. Allora, questo è Dutch Tulips, non è come, dov'è? Watermelon, io vi ho detto che fucsia sulle unghie non mi piacciono più, però watermelon non so se lo vedete che è molto più fucsia. Questo è un corallo che tende al fucsia, sull'unghia sembra rosso, un rosso freddo ed è meraviglioso, quindi questo lo tengo, così come tengo per forza Lincoln Park After Dark. L'altro scurone insieme a Rouge Noir che io amo alla follia, ovviamente è l'ultimo che tiro su. Allora, questo di OPI è più un nero viola. Questo è il classico rouge noir, ovvero nero rosso. Mamma mia, santissima! Ma a me sono caduti a volte gli smalti, eh? Non mi sono mai rotti, tranne una volta che mi si è rotto Russian Red di Essie e ha macchiato tutto quello che aveva in giro. Non vi dico togliere lo smalto dal pavimento, una roba che non vi auguro. Comunque questi sono i miei 2 scuroni per eccellenza che ricomprerò tutta la vita perché li amo alla follia. Dunque, quanti smalti do via? Questi. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24 smalti, no, forse non me l'ha mai successo. Vediamo quanti me ne restano. Mettiamo a posto assieme e vediamo se riesco a far spazio anche alle kit per la manicure. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e abbiamo qua gli Chanel. Poi mettiamo qui Yves Saint Laurent 6 e poi mettiamo questo di Dior 7. Questo deve stare sdraiato, poi mettiamo gli essi, mettiamo tutti i rossi, 8, 9, dove sono? 10, 11, i rossi sono già finiti, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, mettiamo anche qua il blocco della palma, 19, volevo vedere di tenerli belli in ordine. Anzi, no, il Diego della Palma no, perché ne ho due. Mettiamo questo di Chico. Quindi 19, poi 20, 21. Poi cosa mettiamo? 22, 23, 24, 25, ce n'era un altro, 26, 27, 28, questi vanno tutti sdraiati, 29, 30, ma non ci sta, quindi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. No. 37, 38, 39, 40, 44. Non ne ho mai avuti così pochi. Lo so che non sembrano pochi, però questi sono quelli che ho. Questi aiuto quelli che do via. E adesso prendiamo il mio contenitore con le cose che mi servono per la manicure. Questa è una lima più facce, quasi consumata, però il resto funziona ancora, quindi ok. Una lima completamente consumata, direi che possiamo buttarla via. Il mio Instant Cuticle Remover di Sally Hansen non va da nessuna parte, è un prodotto che amo alla follia, ve ne ho già parlato tantissimo. Il diluente, ve l'ho detto, assolutamente essenziale. Ciò che uso per la manicure sempre, questa base di Kiko, che è la Fast and Shiny Base and Top Coat. Come top coat non mi piace per niente, ma come base tantissimo. Resta bella liquida, non fa spessore, si asciuga bene, protegge l'unghia, mi piace un sacco, quindi la tengo. È il mio unico e solo top coat della vita, ormai sono sicura. Il Sash Fit Dry Fast Top Coat lo trovo su Amazon. L'ultima volta ho comprato una confezione da 3, quindi ne ho ancora uno. Sì, non è vuoto, ne ho ancora uno da aprire della confezione da 3. Io vivo con questo top coat, tant'è che questo, che è il mio secondo preferito, lo regalo a mia mamma perché ormai non lo sto più utilizzando. L'ho usato tantissimo in passato, mi piace, ma basta perché ormai uso solo quello. È un classico solvente per unghie normalissimo, due tagliaunghie, uno piccolo, uno grande, forbicino. Il cosino per spingere e tagliare le cuticole di Kiko, mi trovo bene solo con questo. Questo è qui per così, perché mi piace vederlo qui. È un pulisciunghie, ma non lo uso mai. Direi che lo lavo e lo regalo a mia figlia. Questo è un burro di L'Occitane, lo shea butter. È ancora buono. Ogni tanto lo metto sulle cuticole, non spesso, però insomma è ancora buono. Teniamolo. Quindi rimettiamo a posto anche questa roba qui. Questo qua, questo lo mettiamo per così. Devo comprare assolutamente una lima decente. Facciamo così, vediamo se ci sta qua. No, dai, dimmi che ci stai. Proviamo a metterli. È che non volevo, già li devo tenere piegati questi perché sono alti, sono più alti del cassetto. Però se provassi a fare una roba del genere, così ci dovrebbero stare. È vero che non vedo sotto, però non sono neanche tanti. E poi è anche vero che appena tolgo questo coso qui scivolano tutti giù. Boh, per ora proviamo così e vediamo se mi trovo bene oppure no, se no cambierò di nuovo le cose. Ecco, qui è tutto il mio set manicure, colore e non colore, che
che resta con me, e questo è tutto ciò che do via. Così, tra ciò che butto e ciò che regalo, direi che sono molto contenta così. Io ho terminato, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!